politici come non pochi. Ecco, qualcuno potrebbe sorprendersi che in una manifestazione sulla Vernaccia prenda la parola uno storico del Medioevo. Ecco, in realtà non è per nulla strano, cioè da una trentina di anni in qua la storia della vite e del vino ha acquisito una sua cittadinanza nella storiografia italiana, quella più attenta alle vicende economiche e sociali del passato, ma anche attenta a quella che è la storia della mentalità. Questo per l'Italia, perché se si va ad Oltralpe, ad esempio, la storiografia sul vino ha una tradizione molto più risalente nel tempo. C'è un famoso volume di Roger Dion, Storia del vino e della vita in Francia, che è un manuale che è rimasto, che ha fatto, diciamo così, veramente, è stato un punto di riferimento per tantissimo tempo. Ecco, perché non è una cosa strana? Perché, come spesso accade nella ricerca storica, sono i fatti, i fenomeni del presente a suggerire percorsi di ricerca all'indietro, su periodi più o meno lontani. E così il grande successo che la viticoltura e la produzione di vino di qualità ha riscosso, grande successo anche nei media, da un po' di anni in qua, ha spinto gli storici a chiedersi e a indagare che cosa abbia rappresentato la viticoltura e il vino nella nostra storia. Quindi a partire dagli anni 80, sono passati quasi 45 anni diciamo, a partire dagli anni 80 si sono susseguiti studi, convegni, corsi universitari. Io ricordo una pagina del Corriere della Sera di metà degli anni 80 che facendo un excursus sui corsi di storia impartiti da alcune università italiane intitolò questo articolo Il Medioevo nel bicchiere, perché c'era una serie di corsi che riguardavano la storia del vino e della vita e della vite, ma non alla facoltà di agraria, alla facoltà di lettere, e poi anche tesi di dottorato. C'è stata una tesi di dottorato per esempio a Bologna proprio sul vino nel 4-500 di un giovane belga, seguito da Massimo Montanari, che è uno dei maggiori studiosi di queste tematiche. Ecco, di queste iniziative io ne ricordo soprattutto due molto significative. Una che si è svolta non molto lontano da qui, nel 1986, un convegno a Greve in Chianti dal titolo Il vino nell'economia e nella società dell'Italia medievale e moderna. Quindi vedete, legame tra vino, economia, società. E poi un altro grande convegno ad Alghero nel 1998, rimasto nella memoria anche per le tante degustazioni nelle cantine sarde, che si intitolava La vite e il vino nella storia e nel diritto dal IX al XIX secolo. Poi sono usciti gli atti, un volume, cioè due volumi per complessive 1300 pagine. Poi uno si domanda, perché? Cosa c'entra il diritto con la storia del vino e della vite? C'entra e come? Perché ad esempio negli statuti medievali e di gran parte dell'età moderna ci sono tante rubriche che riguardano la viticoltura, che riguardano il vino. Ad esempio la data della vendemmia in molti casi era fissata per legge anno per anno. Si riunivano i membri della comunità e dicevano: si comincia a vendemmiare, che so io, la terza settimana di settembre, il giorno tot. Questo anche per evitare che qualcuno vendemmiasse prima e poi in qualche modo approfittasse dei grappoli che erano rimasti nelle terre del vicino. Quindi la data della vendemmia. Questo poi ci porterebbe anche ad altre considerazioni. Quindi una serie di rubriche che riguardano, quindi di norme che riguardano la viticoltura e la produzione del vino. Ricordo una relazione interessante di un giurista in questo convegno
che si intitolava, per dire l'ampiezza delle tematiche, si intitolava L'ubriachezza, attenuante o aggravante? Anche questo, so, ci sarebbe da discutere su questo. E che cosa ha rappresentato il vino nella nostra storia? Quali le differenze tra un passato più o meno remoto e i nostri giorni? Allora, la prima cosa da sottolineare è che per tantissimo tempo il vino è stato un alimento, era una componente fondamentale del vitto delle persone. Tutti noi conosciamo quella famosa filastrocca, no? Maramao, perché sei morto, quale vin non ti mancava, l'insalata l'avevi nell'orto, no? Canto al pane e al companati, con l'insalata c'era il vino. E quindi una continuità nei secoli. Giustamente un noto produttore toscano di vino, posso fare anche il nome, i Frescobaldi, hanno indicato nella zona di Nipozzano, no? Sopra Pontassieve, viticoltori dal 1300, ed è proprio vero, insomma. I Frescobaldi, che possedevano a loro a quel tempo molte terre, producevano vino e lo vendevano anche al minuto nei loro palazzi a Firenze. Quindi, ecco, continuità nei secoli, ma questa prima grande differenza. Il vino è stato un alimento per tantissimo tempo. Ora invece è qualcosa che dà, diciamo così, un tocco di classe al menù. Non si può considerare il vino come un alimento. Quindi alimento, e da qui consumi molto elevati. Si beveva molto più vino nei secoli passati che non nell'età contemporanea, un po' perché il vino allora era l'unica bevanda in alternativa all'acqua, ecco questo soprattutto, e poi perché, ripeto, serviva come nutrimento. E da questo punto di vista è significativo che per tanti secoli il contenitore in Toscana del vino è stato il fiasco. Fiasco da 2,5 litri. Ora, fiasco sì, lo fanno ancora, ma poco. Ora è la bottiglia da 75 centilitri, no? Per dire la differenza nei consumi. Quindi si beveva tanto vino, un alimento, ma bisogna ricordare che era un vino in genere piuttosto scadente. Questo mito del mulino bianco, quando certi prodotti erano genuini, bisogna proprio smitizzarlo, perché le farine andavano a male, entravano i bachi. Il vino per molti secoli difficilmente arrivava alla vigilia della nuova vendemmia, perché prendeva il fuoco, si diceva, diventava aceto. E c'è delle fonti bellissime, che c'è una letteratura di fonti straordinarie sulla storia del vino, che ci indicano come cercavano i produttori del basso medioevo di levare il fuoco a questo vino che era quasi diventato imbevibile, mettendoci altro vino, insomma tutta una serie di misture. Quindi era un vino non paragonabile minimamente a quello odierno, e credo che il primo passaggio significativo sia l'applicazione e l'utilizzo della chimica alla vinificazione. Non demonizziamo, ecco, la scienza, no? Alla fine dell'Ottocento. Quindi, ecco, quindi si consumava tanto vino, però di qualità non eccelsa, diciamo così. E lo si beveva ovviamente in casa, in famiglia, lo si beveva nelle tante osterie che si chiamavano allora taverne, celle, che punteggiavano le città del tempo. Ce n'era un numero enorme dove si vendeva il vino al minuto. C'era la tradizione, per esempio, che ora si è perduta, no? Che nei lavori edilizi, a un certo punto, manovali e muratori interrompevano il lavoro per andare a bere un bicchiere di vino, anche più di un bicchiere, e andavano all'osteria. E ricordo come nella costruzione del Duomo di Firenze, della cupola del Brunelleschi,
siccome poi questi muratori, andando a bere il vino a metà della giornata di lavoro, si attardavano troppo, fu deciso di portare il vino lì sul cantiere e darlo e distribuirlo. Poi c'era il ruolo simbolico che il vino aveva nel passato, no? Ora diciamo un valore simbolico in gran parte perduto. Ecco, sempre facendo riferimento alle grandi costruzioni, ai grandi cantieri medievali della prima età moderna, no? Quando si arrivava a terminare una parte dell'opera, no? Diciamo così, si apriva una porta, si chiudeva un tetto, si festeggiava con abbondanti libagioni, con vino, ecco, era una cosa, diciamo così, consueta. Naturalmente poi si diceva grande consumo di vino da parte di tutti gli strati sociali, però gli strati sociali più bassi risentivano un po' della congiuntura e c'è una, diciamo così, una espressione, un'immagine molto bella in una lettera di Serlapo Mazzei al Datini, che si lamenta Serlapo Mazzei di non riuscire a vendere il vino più come una volta, almeno in quel periodo, in quel mese, perché, dice, l'arte della lana non lavora in questo periodo, lavora poco, e quindi i poveri bevono acqua. Quindi c'era la crisi della produzione tessile, lavoravano tantissimo della produzione tessile e quindi si beveva meno, insomma. Poi un ultimo aspetto che mi pare valga la pena di sottolineare: il cambiamento dei gusti rispetto al vino. Nel Medioevo i vini più pregiati erano i vini bianchi, qui in Toscana. Quindi la vernaccia di San Gimignano, la vernaccia importata dalla Liguria, il vino bianco di Monte Carlo nella Lucchesia, il Trebbiano della Valdambra. Questi all'inizio del 400 sono i vini più pregiati, perché c'è una specie di tabella di preziario dei vini che vengono dalle varie parti della regione, e i bianchi hanno, diciamo così, i prezzi più alti, molto più per esempio del rosso, del Chianti, no? Quindi si apprezza più i vini bianchi, ma c'è una regione che attiene alla mentalità del tempo. Il vino bianco è trasparente, dorato, non nasconde nulla, e quindi è un vino migliore. Il rosso è più torbido, ecco, e quindi insomma c'è qualcosa che non torna, e quindi si preferiscono i bianchi. Poi cosa accade in età moderna? In età moderna invece c'è un rovesciamento, almeno in Toscana, ma credo in gran parte d'Italia, no? Si comincia invece ad apprezzare molto di più i rossi. Rossi, per esempio, che in Toscana vengono fatte, lo sappiamo tutti, anche con uvaggi bianchi, no? Perché il famoso Chianti aveva almeno 2 su 4 erano uve bianche, la Malvasia e il Trebbiano, che si aggiungevano a Sangiovese e al Caraiolo, no? Quindi, però, è vino rosso che prevale, e quando uno descrive i vini della Toscana del 700, all'inizio dell'800, fa riferimento a 4 grandi vini rossi, che sono il Chianti, il Brunello, il Nobile di Montepulciano, il Rosso di Carmignano. Questi sono i 4 grandi vini, il bianco non ha spazio. Quindi vedete come le cose cambiano. Però ecco, la vernaccia di San Gimignano, per venire al tema di oggi, la vernaccia di San Gimignano, che era così apprezzata nel Medioevo, meno nei secoli dell'età moderna, riacquista un primato, esce da secoli di oblio e riottiene in qualche misura quello che le spetta proprio 50 anni fa, no? 1966, la prima DOC italiana è la vernaccia di San Gimignano. Quindi ecco, il gusto che cambia, ed è favorevole ora in Toscana almeno a un vino bianco, ecco, non a tutti, perché poi la Toscana resta vino di rossi soprattutto, però la vernaccia torna ad occupare un posto di primo piano nella produzione vinicola toscana.
Sulla vernaccia non dico nulla perché qui abbiamo tra noi il massimo esperto, ha scritto un bellissimo libro sulla vernaccia, no? che è frutto di una serie di ricerche a tappeto. Quindi sulla vernaccia non dico nulla, però ecco, vorrei sottolineare come quanto ecco, fare storia della viticoltura e della produzione di vino sia anche per noi medievisti diciamo, un tema affascinante, no? C'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire e mi fermo qui e Lisi